Buonasera, oggi parleremo molto brevemente di compressione parallela. Intanto introduciamo un attimo che cos'è la compressione, a che serve. Dunque, diciamo, mettiamola così: il suono può essere riportato all'ascoltatore in due modi, o al naturale oppure compresso. Cosa significano e a cosa servono? Il suono è più naturale quando è sostanzialmente per come è stato registrato o prodotto dal sintetizzatore, quindi è stato registrato in un certo ambiente, viene riportato per com'è, e spesso il suono naturale può avere dei picchi molto alti che non permettono di aumentare il volume senza ottenere distorsione, ma lasciando tutto il resto del suono molto molto basso. Quindi può capitare molto spesso che un suono semplicemente sia basso di volume, solo che ha dei picchi molto alti, e appena si aumenta il volume si distorce. Però il suono in questo modo è più naturale possibile. Oppure può essere compresso. Un suono compresso è un suono che ha un minore range della dinamica, quindi può avere dei punti più alti, più bassi, più vicini tra loro rispetto a quello che avrebbe un suono naturale. Suona in naturale, chiaramente, ma suona anche come la maggior parte della musica commerciale, perché è quello che si fa normalmente. La compressione parallela in particolare è molto molto utilizzata ed ha quel sound tipico. Vediamo adesso un esempio. Lo faccio sentire prima al naturale. È musica più o meno drum and bass, più o meno 2010 come ambiente, quindi diciamo, non fate troppo caso allo stile. Allora, ci sono due problemi. Il primo problema è che il meter del master va sempre a rosso e quindi va sempre, diciamo, al massimo, possibilmente sta già facendo della distorsione e questo non lo vogliamo. Se non vogliamo distorsione, quello che dovremmo fare è teoricamente abbassare il volume, ma se abbassiamo il volume, si abbassa il volume, quindi si sente meno forte la musica. Dice: ah, ma l'ascoltatore poi può aumentare il volume. Ma se è su un telefono può aumentare fino a un certo punto. Finché avete un impianto, delle casse, anche un suono naturale può essere aumentato di volume, può essere eventualmente anche distorto dall'impianto stesso, volendo. Nel caso di un telefonino, la distorsione avviene abbastanza velocemente, quindi non è sempre ciò che volete. Volete controllare voi la distorsione del suono, volete avere un controllo artistico su questo. E il secondo problema è che il pianoforte non si sente. C'è stato un pianoforte, non so se avete sentito, che praticamente viene coperto dal resto del suono. Allora, in questo video in particolare ci occupiamo di tre strumenti. Il primo è il Supersaw, il secondo è il pianoforte e poi le percussioni stesse, che sono diciamo, la radice del problema, perché normalmente le compressioni, le percussioni sono dei suoni molto forti che compaiono una volta ogni tanto e creano la maggior parte dei picchi. Quando questi picchi, diciamo, sono molto più alti rispetto al resto degli strumenti, la musica in generale sembra di basso volume. Grandissimo beat, sì, non ne parliamo. Allora, vediamo un pochettino cosa possiamo fare. Cominciamo dalle compressioni. Dalle compressioni, dalle percussioni, ragazzi, dalle compressioni, dalle percussioni. Dunque, cosa ho aggiunto? Normalmente si utilizza un compressore. Non saprei quali tra tanti compressori LNS funziona meglio, però questo è quello che ci rende più graficamente ciò che succede. Questo è un effetto wave shaper. Intanto, come l'ho ottenuto in questa forma? Perché voi intanto aggiungete il suono wave shaper effect di LMMS, gli altri non ci servono. Questo qua di LMS si apre in questa finestra e così basta premere più volte il pulsante più 1 dB. E lui automaticamente crea questa sorta di ginocchio, e questo qua sostanzialmente crea una compressione, crea una distorsione. Quindi questo è il modo in cui ho raggiunto questo risultato. Ho anche aumentato l'input e diminuito l'output, ora vediamo perché. Suoniamo soltanto le percussioni. Per ora sono al naturale, lo attivo. Notiamo due aspetti: il kick, che eventualmente va compresso da solo, comunque il kick è un po' snaturato, si sente un po' strano. Questo, diciamo, è un pochettino un problema, ma ci ha risolto un altro problema, cioè il fatto che non si va più a distorsione. Come vedete, nonostante il suono ci sembra allo stesso volume, non andiamo al rosso del meter. Questo è molto positivo, quindi ho deciso di tenerlo. In questo caso sto facendo una semplice compressione. Quando è che la compressione diventa parallela? Diventa parallela quando si cambia questo parametro qua, il livello di segnale modificato. Cioè, la compressione parallela consiste nell'avere due segnali, quello compresso, quindi quello che otteniamo da Wave Shaper, e quello originale, chiamato anche dry.
Quello effettato si chiama wet, quello originale si chiama dry, da bagnato e asciutto in questo senso. E quindi la compressione è parallela quando si governa il livello di mixing tra i due. Quindi così è naturale, così è parallela, compressione parallela, questo è totalmente compresso. Quindi i parametri da controllare a questo punto diventano tre. Da un lato abbiamo i parametri del wave shaper effect. Tolta la forma, che più o meno sarà sempre questa, può essere più o meno forte a seconda di quante volte premete più 1 dB. I parametri sono poi il livello di input e il livello di output. Il livello di output sostanzialmente ci definisce quale sarà la soglia raggiunta dal suono effettato. Quindi se noi la alziamo o la abbassiamo, vedrete cambiare quello che viene sul meter. Quindi qui noi abbiamo il vero e proprio controllo di dove arriverà il suono a livello di ampiezza e di picchi soprattutto. Viceversa, l'input è quello che noi diamo in pasto a questo wave shaper. Chiaramente qui non si sente più niente. Ah, sto vedendo che mi sono dimenticato di aggiungere a questo canale uno strumento. Ah, lui. Drum. Ok, gli diamo un input. Qui il suono arriverà più o meno a questo livello del grafico e quindi non è effettato. Qui il suono è molto molto estremo l'effetto. Questo è più o meno quello che avevo raggiunto prima. In questo caso ho deciso di andare per una compressione totale, perché la compressione parallela mi interessava di meno. Vediamo viceversa cosa ho fatto per il pianoforte. Per il pianoforte ho fatto sostanzialmente la stessa cosa. In questo caso il volume è anche aumentato un pochettino, eh. Qui la compressione è proprio minimale e infatti anche in questo caso è una compressione totale e non tanto parallela. Cosa diversa succede per il Super Saw? Super Saw è lo strumento in cui questo effetto ha avuto il maggior risultato. Questo è naturale. E adesso ci mettiamo l'effetto. Cosa cambia tra i due? Il volume è sostanzialmente lo stesso, solo che in un caso è un po' più distorto. Questa distorsione leggera in più lo rende un po' più corposo. Anziché sentirsi soltanto questo, diciamo, il filtro che gira, si sente anche il resto dello strumento, si sente più il corpo dello strumento, leggermente di più, eh. Sentite per esempio la nota più bassa, non so se riuscite a distinguerla. Quindi è leggermente più pienotto. Bene, una volta che li abbiamo tutti e tre, abbiamo visto modifiche proprio leggere, leggere, è cambiato per lo più la percussione, il kick. Il risultato netto di queste tre compressioni parallele fatte parallelamente, tra parentesi, quindi fatte, diciamo, queste tre compressioni non sono tutte e tre parallele comunque, fatte separatamente e che hanno diciamo, una modifica leggera l'una con l'altra, diciamo, da sole hanno una modifica leggera, in generale ci creano un sound un po' più pieno, quindi una musica un po' più compressa, un po' più udibile, mettiamola così, quindi leggermente snaturata, che però non raggiunge il massimo del meter, quasi mai. E questo ci permette di aumentare il volume in generale.
Quindi non solo era già più piena allo stesso volume, ma possiamo addirittura aumentare un po' il volume. Quindi questo è un pochettino l'obiettivo della compressione in generale e in particolare come ottenere sull'LMS la compressione parallela, semplicemente cambiando il livello tra wet e dry, quindi tra segnale modificato e tra segnale originale. Per utilizzare bene questo strumento non ci sono, penso, delle linee guida proprio da seguire sempre, soprattutto io non le conosco, nel senso che non sono uno che fa musica commerciale molto molto spesso, quindi si va un po' ad orecchio. Sicuramente potete seguire adesso i tutorial di altri programmi, potete tranquillamente andare su YouTube e cercare compressione parallela su Ableton, su FL Studio, su Cubase, quello che volete. Adesso sapete come raggiungere più o meno quei risultati su LMS. Una cosa che potreste notare in alcuni casi è che ci sono degli strumenti per la compressione parallela fatte su fasce di frequenze diverse. Non abbiamo su LMS internamente uno strumento del genere, suppongo che potete trovare qualche VST che ve lo fa fare. Eventualmente la strada maestra sarebbe quella di prendere il vostro strumento, creare tre canali nel mixer, mandare in send a questi tre canali e togliere il send dal master. E in questi tre canali mettere dei filtri, o addirittura potete utilizzare l'equalizzatore, così avete una veste più grafica. Qui, per esempio, mettiamo tutta la parte più bassa, equalizer, vediamo questo com'era. Ok, qui facciamo una sorta di punto medio tra i due, e qua equalizer. E qua la parte più acuta. Dopodiché, tutti e tre questi equalizzatori vi danno sostanzialmente questi tre canali, e in questi tre canali dovreste aggiungere i vostri wave shaper, come abbiamo fatto prima, e fare la vostra compressione. Questo vi permette di avere ancora più controllo, perché avete un controllo separato tra le parti più basse del suono, le parti più acute, le parti medie, ed è molto molto utile. Sto pensando che l'LMS avrebbe un crossover equalizer, questo qua. In cui potete direttamente aumentare i livelli di determinate fasce di frequenza. So che sono 4, vabbè, insomma, potete tranquillamente utilizzarle come se fossero 3, decidete un pochettino voi. Si va tutto molto orecchio, quindi cercate di allenare il vostro orecchio su musiche che vi piacciono, del genere su cui state lavorando. Quindi magari se state facendo musica hip hop, non ascoltate esempi su musica dance, ecco, diciamo. Cercate di ascoltare esempi su musica hip hop. E questo sostanzialmente è tutto quello che riesco a dirvi, perché non sono esattamente il primo della classe su queste cose. È tutto.